Buonasera, ben trovati, un nuovo appuntamento di Terzo Millennio. Devo dire che in questo periodo veramente vediamo doppio. Dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di Covid, che non è finito, c'è ancora, nonostante un allentamento importante delle restrizioni, secondo alcuni un po' prematuro, poi improvvisamente quest'altra enorme problematica che conoscete perfettamente della guerra, purtroppo, tra Ucraina e Russia, che sta creando enormi problematiche, a parte le problematiche della guerra, le vite, gli innocenti che muoiono di giorno in giorno, ma delle problematiche di riflesso molto importanti, soprattutto sull'Europa e sull'Italia. Ne parliamo con il professor Antonio Cassone. Professore, bentornato, microbiologo, buonasera. Buonasera a lei e ai telespettatori. E ne parliamo con Salvatore Sant'Angelo, giornalista, analista geopolitico e docente universitario. Buonasera e ben arrivato. Grazie ancora per l'invito. Grazie a lei. La buona notizia è che la pandemia molto probabilmente sembra che stia per finire, almeno questo ci dicono i giornaloni, mentre il virus continua e continuerà a girare. In che forma, professor Cassone? Quali sono le previsioni? Perché qui in realtà non se ne parla più. Sembra, mi perdoni questo incipit molto particolare, però lo sappiamo perfettamente che poi l'informazione va tantissimo, sta sul pezzo, no? Quindi in questo periodo l'informazione è completamente presa dalla guerra e si parla pochissimo di Covid, ma il Covid c'è ancora e i dati, nonostante dal 1° maggio ci sarà proprio l'eliminazione di mascherine e via dicendo, i dati sono in leggera risalita per quanto riguarda i numeri. È così? Cosa si aspetta? E soprattutto a settembre-ottobre che succede? Per prima cosa vorrei dire che assumere che la pandemia sia finita è ovviamente un grande errore. Io vi dico solo dei numeri del mondo, questa appunto pandemia, bisogna guardare i numeri del mondo soprattutto. Noi abbiamo avuto 1,5 miliardi di persone infette, perché non tutte sono tracciate, possiamo tranquillamente arrivare a 3-4 miliardi, con qualcosa come non più di 18, quasi 20 milioni di morti sono stimati, e non quelli ufficiali, ma le solite cifre di stima. Ecco, in Italia lo state vedendo voi tutti i giorni, che abbiamo 70-65 mila, abbiamo 80 mila, e così via. È vero che i numeri settimanali sono un pochino diminuiti, ma questi sono i numeri dell'infezione. Chiaramente abbiamo avuto, attraverso la vaccinazione, abbiamo avuto il grande, chiamiamolo anche beneficio, se non proprio miracolo, di avere la protezione abbastanza alta ancora verso la malattia grave, e quindi che include ospedalizzazione, terapia intensiva e decesso. Bene, però attenzione, se tu hai 70.000 infetti al giorno, devi sempre mettere in conto che c'è una quota di non vaccinati. Chiaro, chiaro. E c'è anche una quota non proprio, diciamo, trascurabile, di persone vaccinate che non sono protette al 100%. Quindi tu devi mettere in conto che c'hai ancora l'epidemia in Italia, che sei abbastanza protetto come popolazione dai casi gravi, ma che c'hai una bella coda di persone non vaccinate o vaccinate ma non immunizzate per motivi di debolezza del sistema immunitario o per patologie o altre ragioni, che sono comunque suscettibili alla malattia. Quindi questo spiega anche i famosi, sempre si dice, ma come mai abbiamo la pandemia, sta finendo, abbiamo 150 morti al giorno. E questo è il problema, i 150 sono quel risultato di quei numeri che vi ho dato prima. Secondo lei è prematuro, mi perdoni, è prematuro che dal 1° di maggio ci sarà poi questo abbassamento completo, quindi non utilizzo delle mascherine, insomma è un momento, tra virgolette, quello che è stato un po' il 1° di aprile, no? Che non era uno scherzo, ma era il 1° di aprile, per molti citato come il giorno della libertà. Dal 1° di maggio questa libertà sarà totale, però poi degli analisti attenti, e lei è uno di questi, ci dicono che attenzione ragazzi, cioè sì, giorno della libertà, ma un minimo di attenzione va mantenuta. Non è un prematuro secondo lei, professore, o ci stiamo muovendo nella giusta direzione?
Guardi, qui ci stanno un pochino, diciamo, due correnti di pensiero, ecco, anche fra di noi. Fra di noi ci sono persone che dicono, noi abbiamo questa variante adesso, no? La famosa Omicron, che poi sono due sottovarianti, la 1 e la 2. Noi in realtà Chiaro. abbiamo dominante ormai la 2 in tutta Europa. Allora, che succede? Questa variante ha un'altissima capacità di infezione, è più debole, meno aggressiva dal punto di vista della capacità di dare malattia. E anche questo è un punto che insieme alla vaccinazione ci sta aiutando per quanto riguarda i decessi e le ospedalizzazioni. Perché attenzione, ricordo che noi abbiamo attorno a 500-480 ricoverati in terapia intensiva, quando uno Chiaro. fa, ma è ben diverso dai migliaia ricoverati in terapia intensiva nelle altre ondate. Quindi è chiaro che questo è un punto positivo. Ora si dice Omicron è talmente contagioso che grosso modo, diciamo, quasi tutti o molti si infetteranno. Perché ci mettiamo questa mascherina? Ecco, si dimentica a questo punto che in realtà è vero che molti si infettano, lo vediamo 70.000 giorni in questo periodo, ma è altrettanto vero che ci si infetterebbe parecchio di più ancora se noi in certe situazioni di affollamento al chiuso non usassimo ancora la FFP2, sto parlando della mascherina Chiaro, FFP2. chiaro. Quindi a questo punto io direi che è giusto che noi, visto una qualche buona resistenza, avendo immunizzazione e un Omicron più, un virus più meno aggressivo, che cerchiamo di avere la libertà per non danneggiare, diciamo, anche noi stessi dal punto di vista psicologico, ricordatevi che sono 2 anni che molta gente sta chiusa in No, casa o chiaro, basta. chiaro. Quindi è evidente, no, però è altrettanto evidente perché non usare quel minimo di protezione che ancora possiamo avere per far diminuire le infezioni. Perché ricordo che se le infezioni sono tantissime, ci saranno comunque, quantunque sia moderato la malattia, quantunque diciamo meno aggressiva sia il virus, ci saranno comunque i pazienti in ospedale, terapia intensiva e purtroppo anche decessi. Quindi io Chiarissimo. sarei per mantenere e consiglio qualunque sia la decisione del governo, personalmente come microbiologo, io consiglio che al chiuso, in presenza non ovviamente degli stessi soggetti che sono negativi, ma in presenza di riunioni o persone insieme, un certo numero in un'area ristretta, io consiglio di mettere ancora la mascherina FFP2. Quindi a prescindere da quelle che sono le linee guide. Secondo me è una giusta precauzione. Beh no, Ecco. mi sembra, no, noi diciamo pendiamo ovviamente dalle sue labbra. Sant'Angelo, allora, bentornato, buonasera. Dobbiamo parlare Buonasera. di varie cose con lei, soprattutto perché ricordiamo che lei è un analista geopolitico, docente universitario, quindi è una persona competente. E le faccio questa premessa, questo incipit per un motivo ben preciso. Per 2 anni abbiamo visto che è andato assolutamente di moda qualcosa di molto particolare in Italia, erano diventati tutti virologi improvvisamente, no? La tuttologia che era diventata un po' il trend del nostro paese. Per quanto riguarda invece un'analisi geopolitica sulla guerra, adesso ne parlano tutti. Invece noi cerchiamo e vogliamo parlare poi con persone competenti e preparate. Allora, come sta procedendo in realtà dal suo punto di vista questo conflitto? Esiste una minima speranza che la guerra termini in fretta? E poi la comunicazione che vediamo tutti i giorni è una comunicazione veramente, ragazzi, è quasi incomprensibile. Ogni giorno succede una cosa e si dice l'opposto. Come la vede lei? Intanto, grazie di avermi annoverato. Mi sentite La bene? sentiamo, prego, prego. Funziona l'audio? Sì, va Sì, bene, prego. ok. Sì, intanto vi ringrazio di avermi annoverato nella lista dei cosiddetti esperti. Diciamo, fondamentalmente il mio campo di competenza è quello sui rapporti tra Germania e Russia, che sono di fatto sfidati da questa vicenda dell'Ucraina, dalla guerra di Putin, perché Germania e Russia in questi 20 anni fondamentalmente avevano lavorato a un'integrazione energetica plasticamente rappresentata da questo gasdotto che si chiama Nord Stream e dal suo raddoppio che è stato completato lo scorso anno ma che non è ancora attivo. Delle Di domande, fatto mi perdoni, la l'invasione devo interrompere, ma ho di... 2.000 domande in redazione, ce ne sono arrivate proprio Sì. a decine.
Si parlava anche del, meno, il mainstream parlava anche, poi non so se è una notizia veritiera o no, che c'è di mezzo anche il figlio di Biden. È vero o è una leggenda metropolitana o una notizia strumentale? No, no, è assolutamente vero. Ma in realtà questa notizia, diciamo, già era emersa durante la campagna elettorale ed era stata pubblicata da un giornale scandalistico e come tale trattato negli Stati Uniti, quindi la notizia non era riuscita a scalare la comunicazione mainstream, ma ci sono alcune vicende che coinvolgono direttamente Hunter Biden e mettono in grave imbarazzo in questo momento la presidenza degli Stati Uniti, al di là dell'Ucraina, perché per quanto riguarda l'Ucraina il campo è ancora un po' minato, quindi non è il caso di esporsi, ma certamente c'è un chiaro conflitto di interesse, perché in questo famoso PC che Hunter Biden avrebbe portato a riparare e poi avrebbe lasciato e l'ha detto alle riparazioni, lo ha consegnato, visto che all'interno erano presenti dei documenti compromettenti all'FBI, ci sono appunto i contratti di Hunter Biden con una società energetica cinese che lo avrebbe retribuito per i suoi servizi, in questo caso parliamo chiaramente, immagino, di attività lobbistica a favore di questa società, per 4 milioni di dollari. Più complicata, come dicevamo, la vicenda dell'Ucraina, perché Putin, in questo caso penso strumentalmente, stia parlando della realizzazione di Biolab con vocazione alla guerra biologica e batteriologica che gli Stati Uniti della NATO avrebbero impiantato nel territorio ucraino. Ma secondo me questa, cioè, mentre nel primo caso siamo di fronte a prove provate che stanno fortemente mettendo in imbarazzo l'amministrazione democratica, nel secondo caso in qualche modo siamo nel campo della guerra cognitiva, perché di fatto è un tentativo di distorcere la percezione cognitiva dell'Occidente, facendo riferimento al caso iracheno, cioè quando furono strumentalmente inventate delle prove per giustificare l'allora invasione dell'Iraq e il regime change a Baghdad contro Saddam Hussein. No, chiarissimo, però lei capisce, no, che poi da utente, da comunicatore, arrivano una serie di informazioni assolutamente difficili poi da comprendere, sapendo perfettamente poi in realtà che la comunicazione a livello mondiale è in mano al 90%, diciamo, da forze che sono forze poi in realtà legate agli Stati Uniti, quindi c'è un po' una discrepanza informativa. Le volevo fare un'altra domanda molto particolare: come la vede in prospettiva? È vero che Putin sta perdendo la guerra? Beh, non direi proprio, assolutamente. Putin sta vincendo sia sul campo che la guerra economica. Allora, la maggior parte dei miei colleghi non sono d'accordo con questa mia analisi, perché fin dall'inizio si è cercato di dare una lettura applicando dei parametri occidentali di quello che stava accadendo. Intanto, in modo assolutamente fuorviante, ma l'abbiamo detto anche nella precedente trasmissione, è stato utilizzato il concetto di Blitzkrieg, cioè della guerra lampo. Non si può parlare di guerra lampo. Tra l'altro, tenete presente che i casi storici di Blitzkrieg hanno sempre portato i tedeschi, almeno in due casi, la Polonia nel 39 e la Francia nel 40, a vincere le campagne nell'arco di alcune settimane, 4 o 6 settimane. Forse i nostri spettatori non hanno presente di che cos'è l'Ucraina. L'Ucraina è un paese immenso, 2,5 volte la Francia, con una popolazione di 44 milioni di abitanti. Putin ha dispiegato un complesso militare di 200.000 uomini, cioè una forza praticamente irrisoria. Rispetto, diciamo, all'obiettivo. Però perché questo? Mi perdoni, perché una forza irrisoria? Perché, come dicono, si aspettava di vincere la guerra in un giorno, perché si aspettava che entrava e gli stendevano il tappeto rosso, prego accomodati, sei il nostro salvatore, o per altre motivazioni?
No, ma questo, cioè, ma quale uomo sano di mente dopo un conflitto violento come quello che ha visto contrapposto l'Ucraina contro le repubbliche separatiste del Donetsk e del Lugansk, una guerra che dal 2014 ad oggi ha fatto 16.000 morti, 7 morti al giorno, di cui l'80% da annoverare nelle file dei filorussi. Puoi immaginare che non ci sia stata una radicalizzazione in chiave antirussa di una parte cospicua della popolazione del paese e che nel frattempo non si siano organizzati con il sostegno da parte della NATO. Queste messe in campo sono proporzionali con il tipo di obiettivo che lui aveva in mente, che fondamentalmente è quello che poi lui ha dichiarato, cioè la creazione di un corridoio tra la Crimea e il Donbass, e per questo è fondamentale l'occupazione di Mariupol, che porterebbe all'assoluta chiusura e controllo russo del Mar d'Azov, e la conquista, oltre Donetsk e Lugansk, di tutto il Donbass. Altra Tra l'altro, tenete domanda, presente che mi il perdoni, Donbass. no, mi perdoni, questo è chiarissimo, il concetto sta venendo fuori di settimana in settimana, quindi in realtà. Ma allora non si può dire che Putin sta perdendo, perché di fatto che cosa è accaduto? Cioè, con una mossa dimostrativa lui ha fatto vedere queste lunghe colonne che stavano arrivando dalla Bielorussia, ma sono veramente delle forze che non avrebbero mai potuto occupare Kiev. Kiev è una città lunga 35 km e larga 25, più o meno come Stalingrado. Nella seconda guerra mondiale, per tentare di occupare Stalingrado, i tedeschi mandarono un'intera armata, la Sesta, che è composta da tante divisioni. La brigata è un'aliquota di una divisione, quindi vi rendete conto di come di fatto questo non era militarmente sostenibile. Ma perché Putin ha fatto questo? Perché di fatto, aprendo l'attacco dal corridoio bielorusso, lui ha congelato tutte le forze ucraine a ovest del Dnepr, e quindi gli hanno permesso di agire, seppur con forti perdite, ma in modo abbastanza veloce, nell'occupazione di un corridoio di sicurezza di 100 km su tutto il confine orientale, di assediare Kharkiv, di assediare Mariupol e di prepararsi nelle prossime nelle settimane. Ma questo, diciamo, io lo dico dall'inizio del conflitto. Ieri anche il Corriere della Sera ha dedicato una pagina a questo, alla distruzione del grosso dell'esercito ucraino che è ammassato a ridosso del Donbass. Chiarissimo. Invece un'altra domanda, una delle tante, se no staremo 8 ore a parlare. La NATO, ma soprattutto l'Italia, ci stiamo comportando bene? È giusto dare armi per difendere gli ucraini oppure è solo un modo per implementare una guerra che comunque è già una fine decisa? Qual è il suo pensiero a riguardo? Perché insomma, entrambe le cose sono abbastanza, sono giuste e sbagliate entrambe, ecco. Allora, intanto diciamo che si combatte anche di fronte alla sconfitta, si combatte per le future generazioni e si combatte per definire uno standard morale. E questo stanno facendo gli ucraini. Immedesimiamoci sempre, cioè di fronte a una lacerante violazione del diritto internazionale, a un atto criminale come quello di Putin, che ha proditoriamente attaccato un paese libero e sovrano, noi che cosa avremmo fatto? Cioè, se fosse minacciata l'integrità territoriale dell'Italia, la Sicilia o la Valle d'Aosta o il Trentino Alto Adige, pur di porre fine ai combattimenti, noi saremmo disposti a non lottare per gli italiani che si trovano su quel territorio o per Chiaro. quella parte del paese che rischia di essere tagliata? Quindi l'Ucraina è l'aggredito, noi nel quadro della difesa dell'ordine internazionale lo stiamo sostenendo. Perché anche se Putin sta vincendo, non è detto che questa vittoria gli deve essere resa più facile di quella che potrebbe avere. Certo, che cos'è che mi preoccupa? Mi preoccupa il fatto che siano saltando delle grammatiche. Noi siamo nel pieno di una nuova guerra fredda. Qual è la differenza dalla vecchia guerra fredda? Nella vecchia guerra fredda, fondamentalmente, a parte alcuni momenti di tensione, penso alla crisi di Cuba, dei missili di Cuba, Chiaro. Le due superpotenze non si sono mai affrontate direttamente, cioè hanno sempre triangolato la loro posizione. Per cui faccio un esempio: quando Al-Qaeda era dalla parte dei buoni, cioè combatteva contro i sovietici in Afghanistan,
Come l'abbiamo sostenuta? Abbiamo comprato le armi che gli israeliani avevano requisito durante la guerra del 67 e del 73, quindi abbiamo svuotato quegli arsenali, abbiamo utilizzato i pakistani come broker e le monarchie del Golfo come finanziatori, cioè tutti sapevano che c'eravamo noi dietro al sostegno della jihad antisovietica, ma nessuno si sarebbe mai vantato di un'azione di questo tipo, che di fatto è stato uno di quelli che ha portato alla caduta del comunismo. Oggi noi stiamo dicendo apertamente che siamo in guerra e il diaframma tra noi e i russi è veramente esile, quindi ci potrebbe essere facilmente una escalation. Quindi se è giusto sostenere gli ucraini, dall'altro non posso non essere preoccupato dal fatto che sia saltata questa grammatica di cautela e di attenzione doverosa quando si ha a che fare con una superpotenza nucleare come la Russia. Chiaro, la figura di Zelensky, una figura che anch'essa molto chiacchierata, cioè sta succedendo un po' quello che è successo durante il Covid, poi dopo tornerà in campo anche il nostro professor Cassone. Per quanto riguarda diciamo Zelensky, è una figura molto chiacchierata, perché alcuni comunicatori, parecchi, dicono che è troppo, fa delle richieste improponibili nei confronti dell'Europa e soprattutto della NATO, delle richieste che porterebbero sicuramente a quell'escalation di cui lei ha parlato. D'altro canto, però, poi è un presidente eletto in modo regolare, alcuni dicono di no, però i dati ufficiali dicono questi, che cerca di far di tutto per far salvare la propria nazione. Come lo vede? Che figura è? È eccessivo? È giusto? Funziona? Beh, intanto faccio un piccolo spot pubblicitario, perché a breve uscirà un libro di un analista a cui sono molto affezionato, Emanuel Pietrobono, che scrive su un side over dedicato proprio al modello di comunicazione di Zelensky, uscirà per la Castelvecchi edizione nelle prossime settimane. Perfetto. Quindi Emanuel, diciamo, in qualche modo entrerà su alcuni aspetti tecnici. Allora, personalmente intanto direi che Zelensky è stato salvato dalla guerra di Putin, perché come sappiamo era fondamentalmente a picco in tutti i sondaggi, e una serie di rivelazioni, di inchieste sul modello di Panama Papers, come avevano messo in luce il fatto che Putin avesse all'estero conti per svariate decine di milioni di miliardi di dollari, lo stesso, certamente non parliamo delle stesse cifre, perché si dice che in realtà Putin sia l'uomo più ricco del mondo, al di là delle classifiche di Forbes, ma anche lo stesso Zelensky, che ha in Italia ad esempio una proprietà da 3 milioni di dollari, si dice che abbia conti all'estero per alcuni miliardi. Quindi ci rendiamo conto che secondo i canoni occidentali già sarebbe in una condizione di non agibilità politica, ma chiaramente l'invasione, l'atto criminale di Putin gli ha ridato fiato. Allora, certamente bisogna dire che il presidente ha grande coraggio fisico, e una volta in Russia è andato ad assassinarlo. Io personalmente non considero il suo stile comunicativo particolarmente efficace, perché in realtà c'è il rischio di una sovraesposizione e di una saturazione mediatica. Bisogna saper centellinare la presenza e il tipo di messaggio, anche nelle condizioni più difficili e più disperate, perché altrimenti si crea una forma di assuefazione nel pubblico e non c'è conseguenzialità tra il messaggio e quello che poi effettivamente si mette in campo. Potremmo citare un Churchill nella Seconda Guerra Mondiale, dove c'era comunque una presenza, sì, non invasiva ma molto funzionale solo in alcuni momenti. Questo sta dicendo? Dico questo, tant'è che ad esempio anche un accorto comunicatore come Draghi non sta facendo molto bene nelle sue ultime uscite pubbliche. Questo, diciamo, sta lasciando tutti un po' perplessi, perché ci sono alcune dichiarazioni come quella sui condizionatori di ieri che un po' stridono, cioè non si affronta così una scelta drammatica e dolorosa che potrebbe azzerare la base industriale italiana come quella dell'embargo totale sul gas con una battuta en passant sui condizionatori, perché qui stiamo parlando di qualcosa di molto diverso che affrontare un'estate senza appunto i condizionatori. Parliamo appunto di azzerare la base industriale almeno di due paesi come la Germania e l'Italia, con tutto quello che ne consegue. Quindi direi che
A volte è meglio dire meno che dire di più. Per quanto riguarda il tema delle richieste, invece posso capire che lui punti a 100 per avere almeno 20, e quindi è chiaro. Una condizione dettata dalla disperazione in cui si trova oggi l'Ucraina. Chiaro, ma comunque un'analisi è molto, molto interessante, devo dire. Allora, professor Cassone, tornando a lei, innanzitutto, cosa ne pensa? Lei ovviamente fa un altro mestiere, fa il professore, lo ha fatto anche in modo molto, molto importante, però da persona poi attenta alla comunicazione, attenta alla medicina, come la vede questo periodo di guerra? Perché prima ha citato un qualcosa di assolutamente fondamentale che io mi sono prontamente segnato, la parte psicologica. Allora, innanzitutto vorrei sapere cosa pensa dell'analisi fatta da Salvatore Sant'Angelo, dal nostro analista geopolitico, e poi vorrei sapere qual è il suo pensiero. E questa guerra sul Covid a livello psicologico è molto molto pesante. Beh, io diciamo, non sono una persona che posso esprimere giudizi su quello che ha detto il dottor Sant'Angelo, nel senso che davvero non sono un esperto di questa materia. Sento, ho sentito per prendere anch'io qualche informazione da lui, e mi pare che siano tutte informazioni corrette, che fanno pensare e che costituiscono elementi su cui noi possiamo poi formarci, diciamo, un pensiero anche personale. Io posso dire questo però, che noi stiamo cercando di fare migliori vaccini rispetto a quello che ci sono per combattere anche l'infezione, oltre per la malattia. Ne ho parlato altre volte, lei se lo ricorderà. Chiaro. Stiamo cercando di fare nuovi antivirali. Quando dico noi, dico tutto il mondo, Cioè, allora, tenete presente che questa guerra, con tutti i problemi che ci sono dal punto di vista dell'approvvigionamento delle materie prime, delle strumentazioni e così via, sta già molto danneggiando la ricerca in questo settore. Ecco, forse se ne parla poco. Perché aspetti, che questo è importante. Innanzitutto, professore, mi avvicino e la stringo virtualmente, perché insomma gli ho fatto una domanda sulla guerra e noi, i nostri ospiti poi parlano di cose che conoscono, non sono tuttologi, mi perdoni un attimo, non sono i tuttologi, i virologi dell'ultimo momento o gli esperti di geopolitica dell'ultimo momento che girano un po' da tutte le parti e che creano poi confusione e che creano quella infodemia che è stata veramente devastante in questi 2 anni e mezzo. Quello che mi sta dicendo è una cosa molto interessante, nel senso, tanti soldi, perché poi voglio parlare di quello che sta succedendo e di quello che succederà, perché ci siamo accorti improvvisamente che con una grande carenza strutturale per quanto riguarda la parte medica italiana. Quindi sta dicendo che tanti soldi che potrebbero essere utilizzati in un modo sano, ossia per la medicina, per nuove cure per il Covid, ma anche per nuove cure per 3.000 malattie che comunque esistono tutt'oggi, tanti soldi vengono invece poi posizionati per altro, per le armi. Questo sta dicendo. Beh, diciamo, sto dicendo che questo che sta accadendo, quindi anche le armi evidentemente, perché si stanno tutti, mi pare, muovendo per armarsi di più, io adesso non dico nulla per quanto riguarda questo aspetto, però è evidente che di fronte a una grave crisi economica e di fronte a questa difficoltà di approvvigionare materie prime, specialmente per esempio, prendiamo l'Italia, ecco, i miei ricercatori in questo momento, i miei collaboratori, mi stanno dicendo, professore, noi abbiamo ordinato dei materiali importanti, che in genere sono materiali di fine ricerca, che raramente sono già in Italia, in genere sono in Europa, negli Stati Uniti, e questi non ci arrivano. Perché? Perché c'è questo problema, c'è un problema delle materie prime che scarseggiano, molti materiali biologici e biomedici sono fatti da importanti materie prime, importanti costruzioni, anche importanti processi, come voi potete immaginare. Ecco, questo che sta succedendo, questa guerra, non sta ovviamente danneggiando i poveri ricercatori ucraini, ma sta cominciando a danneggiare molto anche le capacità di ricerca e di sviluppo di quei farmaci che ci aiuterebbero molto a combattere ancora meglio questa pandemia, perché ancora in pandemia stiamo. Dico questo e poi aggiungo un'altra cosa. Quando si parla di una variante Omicron cosiddetta buona, cioè meno aggressiva dell'altra variante precedente, Delta, è meno aggressivo non vuol dire non aggressiva.
Quindi è evidente che noi dobbiamo migliorare il nostro bagaglio di armi, armi buone, non quelle altre, armi buone per sconfiggere definitivamente, se possibile, questo virus, oppure armi buone che ci consentono di conviverci meglio. A proposito, mi perdoni, questa è una cosa interessante, una delle tante domande che ci sono arrivate in redazione, a proposito di armi buone, tantissimi dicono sì, dal 1° maggio leviamo le mascherine e tutto finito. Allora, non è tutto finito, quindi continuate a fare grande attenzione. Però poi la risposta a quello che dicono, beh, ma io fondamentalmente ho fatto tutti e tre i vaccini, ho seguito tutta la prassi, ma quanti vaccini devo fare per sconfiggere questo virus? Cioè è abbastanza anomalo poi, poi per altri vaccini non succede, lo sappiamo perfettamente, fare un vaccino ogni 6 mesi o ogni 12. Che succede? I vaccini non sono abbastanza funzionali? Decadono troppo presto? Questo è un punto importante per far capire sì, bene a casa. È così. Quando parlavo di armi nuove, migliori per combattere questo virus, intendevo fra l'altro, anzi principalmente, nuovi vaccini. Perché questi vaccini hanno fatto un miracolo all'inizio, no? Hanno tamponato una pandemia, alcune ondate epidemiche che stanno provocando veramente un disastro, no? Molto più grave di quelle di adesso. E però hanno un difetto, chiamiamolo così, ed è questo, che l'immunità che loro danno contro la malattia, contro l'infezione prima di tutto, un po' anche contro la malattia, tende a svanire, cioè dura pochi mesi, specialmente con l'infezione. Pensiamo adesso per esempio al vaccino che stiamo facendo, no? Che abbiamo tutti fatto, fino alla terza dose. Bene, abbastanza ci protegge, come ho detto prima, verso l'ospedalizzazione, la malattia e così via, ma protegge poco. Dopo pochi mesi la protezione che partiva dal 90% contro l'infezione, quindi contro il contagio, va a finire al 50%, anche al 40%, i migliori vaccini. I vaccini tipo AstraZeneca eccetera, o Johnson addirittura cade un pochino prima, e i vaccini cosiddetti cinesi tra virgolette, fatti in altro modo, cade addirittura un po' di più. Quindi questi vaccini hanno il problema che non ci protegge dall'infezione, ma non protegge dall'infezione, anche se poi malattia, vuol dire avere un virus che circola, muta e ti può anche portare adesso a un virus decisamente meno aggressivo, ma non lo so se domani mi viene, indipendentemente, girando tanto questo virus e moltiplicandosi in tutto il mondo, mi viene un'altra variante che magari è più aggressiva invece. Non lo possiamo escludere. Ci sono colleghi che dicono, beh, stiamo in endemia, adesso la logica vuole che diventa sempre più trasmissibile, ma anche meno aggressivo. No, non c'è questa logica, non è scritta da nessuna parte. Può diventare anche più aggressivo. Ecco perché abbiamo bisogno di armi che non lo facciano tanto moltiplicare questo virus. Ecco, queste armi in realtà non ce l'abbiamo ancora. E allora si sta studiando, anche il mio gruppo sta studiando come fare magari vaccini, abbiamo proposto anche vaccini multicomponenti, cioè che non fanno solo anticorpi contro lo spike, ma fanno contro altre proteine del virus in modo da aggredirli un pochino più pesantemente. Però ci sono ricercatori negli Stati Uniti da tutti i vizi che stanno facendo questo. Ecco, io temo molto che questa guerra, se c'è un'espansione, io mi auguro veramente di no, a parte tutto il resto gravissimo, posso intanto per esempio levarci o rendere più difficile fare costruire queste armi migliori per combattere il virus. Assolutamente, e andiamo poi a perdere quello che è stato per un periodo quel senso di comunità mondiale, no? Ci sono sempre poi le multinazionali che hanno fatto dei business importanti, però c'è stato un senso di comunità, cioè tutti insieme, tutto il mondo insieme a combattere contro un nemico. Le posso dire una cosa? Prego. Le posso dire molto brevemente? Ecco, si sa che i colleghi russi della ditta Gamaleya stanno facendo, o hanno finito, insomma, stanno in buon punto per fare un vaccino cosiddetto mucosale, cioè un vaccino che possa proteggere le mucose nasali e orali dall'impatto del contagio. Quindi per non farlo entrare proprio. Per non farlo proprio entrare, che è una cosa importante che stanno facendo gli americani e tanti altri. Bene,
adesso mi dico, mettiamo che fanno questo vaccino, secondo lei che succederà durante questa guerra? Lo danno a tutti? Oppure chiaro, lo vendono? Dico, giudicate voi, fate gli esami voi, correggetelo voi, facciamo insieme, come sarebbe il caso? No, sarà usato dal punto di vista della geopolitica, no? Lo immagino già, perché già c'è stato in passato l'uso del vaccino russo dal punto di vista della geopolitica. Quindi io non lo so se poi questo vaccino veramente funziona, però io dico, non è il caso che tutti ci collaborassero per vedere se funziona, come va? A proposito di geopolitica, c'è stata, nel tempo abbiamo visto, ci sono stati una serie di vaccini, no? Da AstraZeneca, il vaccino cinese che lei ha citato poco fa, il vaccino russo, lo Sputnik, tanti vaccini che in realtà in Europa, o meglio nella fascia occidentale, non hanno avuto valenza, quindi sono stati giudicati insufficienti. Alla fine che è successo? Che i vaccini pseudoamericani sono stati considerati migliori. È realmente così o è stata un'operazione, tra virgolette, di marketing? Diciamo, non so per tutti i vaccini. Per i vaccini più comuni e più adoperati, tipo il CoronaVac in Cina, per esempio, sono state fatte indagini. Questi sono vaccini che sono stati proposti anche alle autorità occidentali e quando è stata fatta tutta la documentazione, è stata esaminata, è stata vista la sicurezza, la qualità, l'efficacia, la sua effettività sul terreno reale, bene, è stato sempre dimostrato che sono vaccini di inferiore capacità efficacia. Quindi è una dimostrazione veritiera, scientifica, non è marketing. Quelli esaminati è una dimostrazione veritiera. Però attenzione, se io dico che il vaccino cinese ha un'efficacia, ha un'effettività sul campo del 75%, è ancora un buon vaccino, eh? Cioè non è che non si deve usare. Chiaro, la gente ha preferito usare un vaccino che ha un'efficacia, un'effettività del 95-90%, come i vaccini RNA. Però attenzione, anche questi vaccini, come ho detto prima, tendono a diminuire di efficacia contro l'infezione. E il vaccino cinese di più diminuisce l'efficacia. Tant'è vero che i colleghi cinesi stanno facendo il vaccino a mRNA loro, come i nostri che abbiamo adoperato. Chiarissimo, chiarissimo. Quelli sono stati i migliori vaccini, non c'è dubbio. Però chiaro, che non sono in grado di controllare questa diffusione dell'infezione. È una cosa molto interessante, però poi ecco, cercare di capire e di confrontarsi in questo modo è assolutamente funzionale. Allora, Sant'Angelo, un altro po' di domande per lei, perché ovviamente qui mi posso agganciare alla riflessione del professor Cassone? Assolutamente, può anche fargli domande se vuole, sì, massima libertà. Sì, lo so che non è elegante autocitarsi, però diciamo, io ho scritto un libro che si chiama Geopandemia, sull'impatto geopolitico del Covid, e praticamente insieme al collega della Sapienza Gabriele Natalizia, quando i russi vennero in Italia insieme alle altre missioni della Speranza cinesi e cubane, scrivemmo un articolo molto polemico, perché individuammo già in quelle missioni un contesto di natura appunto geopandemico, cioè considerando che adesso ne stanno parlando tutti, cioè questo è un articolo del 19. Poi se ne è parlato, ne ha scritto, diciamo, senza citarci, Repubblica, e poi appunto oggi questo è il tema, cioè tutti stanno dicendo che cosa sono venuti a fare i russi, considerando che più dell'80% dell'equipe era composta da esperti di guerre batteriologiche. Noi sollevammo all'epoca, assolutamente inascoltati, il sospetto che di fatto stessero estraendo dal nostro paese biodati, che poi, come ci sta dicendo anche il professor Cassone, cioè se loro oggi sono avanti come lo erano con Sputnik, con un nuovo vaccino, è forse perché hanno potuto disporre di una mole di dati in quello che di fatto in Occidente è stato l'epicentro dell'impatto pandemico, cioè l'Italia nella prima ondata. E oggi, diciamo, sappiamo quanto si sta discutendo, e ci sono anche alcuni partiti politici che sembrano condizionati da questo rapporto con la Russia. Aggiungo, diciamo, una piccola critica a quello che lei diceva prima, cioè il fatto che con il Covid c'è stato un afflato della lotta umanitaria di tutto il pianeta nei confronti del Covid. In realtà, se noi guardiamo la partita dei vaccini,
Diciamo che l'esclusione di AstraZeneca, quantomeno dallo spazio europeo, c'è molto di geopolitica, cioè alla fine ha vinto un vaccino che è Pfizer, ma è BioNTech, cioè ha una matrice tedesca. E di fatto il mondo oggi appare diviso per penetrazione dei geopolitica dei vaccini, cioè la forza, ad esempio, di questo vaccino Sinovac, che poi è il cocktail di vaccini che danno i cinesi, non è tanto importante per la sua efficacia, ma per il fatto che ne hanno prodotto talmente tanto da averlo dato al terzo mondo. E invece l'Europa, diciamo, gli Stati Uniti hanno fatto finta di chiedere all'Europa la moratoria sui diritti e sui brevetti per permettere in particolare all'India e al Sudafrica di produrlo, ma gli europei si sono opposti. Dal mio punto di vista, diciamo, ha ragione, perché quella degli Stati Uniti è semplicemente un modo pretestuoso per rientrare in corsa rispetto a BioNTech. Però è una partita dove invece si sono esasperate le connotazioni geopolitiche, che invece la lotta mondiale contro il Covid avrebbe dovuto ridurre. Io questo, diciamo, la chiamo appunto geopandemia. E tutto questo ha in qualche modo anche a che fare con la guerra in Ucraina, perché se noi abbracciamo la visione di un La grande fermo storico. perché domani iniziamo proprio da qui, domani iniziamo proprio dalla Va geopandemia, bene. che è una cosa molto interessante, così ha tutto il tempo ovviamente per spiegarci. Poi Grazie. sentiremo anche il professor Cassone, quello che ha da dire, perché insomma è una puntata, devo dire, molto, molto interessante, con dei punti di vista particolari. Voi potete tranquillamente scrivere alla nostra redazione per fare domande ai nostri ospiti. Sarà un piacere per noi girarle. Con entrambi ci vediamo domani. Buona serata. Ciao ciao. Buona serata. Devo vendere casa, ma sono stanco dei tempi biblici delle agenzie e non mi fido dell'acquisto diretto. Fai come me, affidati al progetto vincente della Lunica Immobiliare. Ho venduto bene e in meno di un mese. Hanno sia investitori che clienti pronti ad acquistare il tuo immobile, anche se pignorato, ipotecato, locato o in nuda proprietà, garantendoti così una liquidità immediata. Lunica Immobiliare, vendere la tua casa non è mai stato così veloce e conveniente. 380 77 25 948 o lunicareroma.it. Studio associato professionisti e consulenti. Il giusto aiuto professionale per pensionati, lavoratori, disoccupati e studenti. Commercialisti, consulenti del lavoro, pratiche CAF e patronato al servizio di tutti i cittadini. Professionisti e consulenti. Un team attrezzato e pronto alle tue esigenze in Piazza Filippo il Macedone 89, Roma. Tredicesimo. Consulenza fiscale, legale, notarile, tributaria e del lavoro. Tutti i servizi CAF e patronato. Tredicesimo. In via Torcegno 37D, a Roma.